Io mi ricordo, c'era osteria e tabacchi così, no? La mamma avevamo a Serra di Onferno una casa che mio babbo andava sempre a lavorare là tutti i giorni e andava anche la mamma e mi lasciavano me, dunque io vivevo 16 anni ma ero una bambina. Ogni tanto passavano i tedeschi, io avevo paura perché venivano in casa loro, se trovavano uova, formaggio, quello che trovavano portavano via. Galline, conigli, perché che loro dovevano mangiare, cioè vedi che mangiare non gliene davano poco. E io quando vedevo i tedeschi avevo paura. E i genitori erano in campagna, però si stava lì. E poi dopo è arrivato il passaggio del fronte. C'erano dei ragazzi che l'8 settembre erano scappati via da dove erano militari, erano dei siciliani e si sono fermati lì. E allora un giorno magari facevano un lavoretto da uno, dall'altro, sono stati accolti questi ragazzi perché non potevano andare a casa perché c'era il fronte da passare. Allora si sono fermati e allora ho detto ma facciamo questo rifugio, lo facciamo là. Ma quando è arrivato il fronte, bombardavano dal mare, cosa faceva? La bomba che superava il Monte Garda cadeva giù da noi, mentre quelli di Zollara erano di qua, che loro si sono salvati. Invece da noi è fatta una bomba. Non è che noi siamo morti per i tedeschi, siamo morti per una bomba, mio babbo è morto per una bomba che è venuto dal mare. Loro hanno sbagliato questi ragazzi a fare il rifugio lì. Il babbo era proprio vicino alla porta e lui è morto subito schiacciato lì perché dopo avevano messo delle porte insomma per chiudere. Lui è rimasto lì. Mio cugino era l'ultimo in fondo. Era di cattolica, è venuto su da noi perché ha detto almeno lassù, insomma, non pensava che lassù arrivasse il fronte. È morto anche lui. Nel cranio qui aveva un buco. Lui è stato colpito da una scheggia che l'ha preso nel cervello. Dopo ci siamo andati poi in quest'altro rifugio che ci davano da mangiare loro. Ogni tanto, quando c'era un po' di tregua, qualcuno faceva una corsa a casa, magari qualche piadina da fare così in fretta per mangiare. E l'acqua che si andava a prendere così, sempre con la paura che ti arriva una bomba. C'era una donna con un bambino piccolo, 11 mesi, un anno non l'aveva ancora. E vicino al cimitero di Marazzano, là, loro avevano una mucca. E loro andava giù a prendere il latte per il bambino, il nonno. E un giorno non è più tornato. Fa mezzogiorno già. Allora la moglie ha detto, va a vedere cosa è successo al figlio, no? È andato giù, non è tornato più neanche lui. Quel giorno lì non ha mai messo dalla mattina alla sera una bomba da capo all'altro. Non ha dato pace. E sono morti tutti e due. Io ho sempre detto che sarei andata avanti, ma la guerra non l'avrei aspettata più. E adesso che vedo tutta questa gente che scappa via dove c'è la guerra, mi ricordo perché io l'ho sempre detto, forse perché era morto il babbo,
noi siamo stati proprio colpiti, insomma, da questa guerra. Allora ho detto, io se dovesse passare un'altra guerra, dicevo sempre, io sarei andata avanti, avrei lasciato la mia casa e andare avanti. La guerra è brutta.